con timore, con tremore, Signore, con rispetto, con umiltà, con sottomissione, presentarci nei tuoi confini, con lode, Signore. Vogliamo celebrare il tuo nome, Signore, gloria al tuo nome. Alleluia, alleluia. Santo, santo, santo sei, Signore. Nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Certo e sicuro che tu provvedi.
cuore di testimoniare, lo faccio. Dio ci benedica. Voglio ringraziare perché proprio la testimonianza della sorella Duccia e il cantico di prima mi hanno incoraggiato a fare questa testimonianza. Il mio ringraziamento sta nel fatto che ieri ho compiuto gli anni e ringrazio il Signore per questo, perché la metà dei miei anni l'ho speso nella sua casa. Lo voglio ringraziare perché ieri mattina, mentre ricevevo gli auguri tramite telefono, internet e telefonate, non vi dico la verità, che mi venne un po' di tristezza, perché dicevo: Signore, tu mi hai fatto compiere gli anni, sto diventando un uomo grande, insomma. Però tu mi hai fatto tantissime promesse, delle promesse bellissime, ma io non le devo vedere realizzate. E io vi dico che qualche settimana fa il Signore mi rispose attraverso la parola e mi disse in un verso che adesso non ricordo dove è scritto, che diceva: tu non sai perché io sto agendo così, ma poi lo capirai. E questa cosa mi consola molto, però l'ho rimossa dalla mia testa. E ieri, mentre diciamo ero un poco così triste, il Signore non si è fatto mancare subito a rispondermi e a consolarmi. E mentre dicevo: Signore, io devo vedere questo, devo vedere quell'altro, mi detto questo, mi detto quell'altro, il Signore mi rispose in una cosa che forse non sembra che sia molto attinente, e mi fece ricordare di quando Gesù iniziò il suo ministero a 30 anni. Con questo che cosa voglio dire? Il Signore, facendomi pensare questa cosa, mi parla molto che l'opera di Dio nella nostra vita può cominciare a qualsiasi età. Gesù Cristo era Dio, poteva cominciare il suo ministero chissà quanti anni prima, ma io non so perché, non sta a me sapere perché ha scelto di cominciare a 30 anni. E io che ieri ho compiuto 30 anni, questa cosa mi ha fatto riflettere che non è mai troppo tardi per essere usati da Dio, per vedere la gloria di Dio, per vedere la maestà di Dio, e io sono certo e sicuro che quello che mi ha promesso lo mantiene. Sì, nome del Signore. Lo voglio ringraziare innanzitutto per la salvezza che ha dato l'anima mia, perché io non mi volevo arrendere nelle mani del Signore, perché non leggevo la sua parola, andavo solo ai culti ma non capivo niente perché mi giravo a destra e a sinistra. Questo è successo per vari mesi, e infatti andavo alla messa la mattina, domenica mattina, e poi dopo mi dirò appunto, perché là mi avevano insegnato che se non andavo a messa non era peccato. Ma qua nella chiesa evangelica mi dico che mi piacevano i cantici, mi piacevano le testimonianze, mi piaceva tutto, ma non avevo capito la salvezza e non credevo alle promesse del Signore, che in un attimo avrebbe salvato la mia vita, avrebbe lavato l'anima mia. Ma quando in un attimo mi sono messa a leggere la parola del Signore, nel Vangelo di Giovanni, ho capito la bontà, la grandezza di Gesù, e quindi ho cominciato a conoscere il suo carattere, il suo amore, e quindi mi sono arresa a lui. In un attimo il Signore mi ha lavato, mi ha purgato da ogni peccato, ha salvato l'anima mia, ha fatto benefici nella mia casa, nella mia famiglia, nel mio matrimonio, in tutto. E mi sono trovata davanti a un video, ho dovuto lasciare la Chiesa Cattolica perché ho capito che veramente qui ci stava il Signore, la presenza di Dio, la verità e tutto. E quindi non mi sono mai dimenticata, quel giorno sono 25 anni che ho accettato il Signore nella mia vita, e non mi dico i benefici che ha fatto la mia casa, e sta continuando a farla. Vi voglio raccontare in breve questa testimonianza, che il Signore è fedele, veramente il Signore è fedele. E qualche anno e mezzo fa sono entrata nella corale, e dalla prima uscita il nemico ha messo lo zampino. Quando sono tornata a casa ho trovato mio marito che non stava bene, e quella diciamo, da quella volta mio marito ha cominciato, non di andare in depressione, che è una parola che non di Dio non si addice, ma ha cominciato che voleva stare sempre vicino a me, e i miei figli mi rimproverarono che io mi ero messo nella corale. Dissero: mamma, tu non devi trascurare papà, questo ti porta a trascurare papà. E io sono stata ferma nel Signore, ho continuato, una volta lui veniva con me, qualche volta non veniva, finché veramente venendo con me il Signore, addirittura io non ho visto mai mio marito, da quando ci siamo conosciuti, che eravamo giovani, tannicchiare, ma non mi piaceva proprio andare. Ma il Signore
una cosa nel cuore e diceva: Signore, io voglio servirti insieme a noi. E il Signore lì ha fatto riuscita, ha messo un'altra gioia a mio marito nel cuore, di andare a rilavorare, che veramente l'ho fatto in impegno e con, ho visto la gioia nel suo volto, nel suo cuore, di servirlo anche lui nella morte. È stata una cosa grande e meravigliosa vedere la fedeltà del Signore. Veramente quando noi siamo fedeli a Lui, Lui è una cosa grandissima. Amen. Lo voglio ringraziare con tutto il mio cuore, ogni giorno della mia vita. Se vi fa piacere domani, piacendo a Dio, capirò, porterò i vostri saluti alle varie chiese, sapete, Silvi Marina, Luca Silvano, Falcomare, Fabriano, varie chiese che il Signore vi darà grazia di andare. E dicevo, se vi fa piacere, porterò i vostri saluti a chiesa. Ringraziare il mio Gesù, il mio Salvatore, il mio Papà. Voglio ringraziare come mi ha guardato in questo periodo, come voi sapete mamma è caduta, ha avuto una brutta caduta. Lo voglio ringraziare con tutto il cuore, veramente come mi ha guardata, veramente poteva succedere di peggio. Il pastore, i fratelli, le sorelle sono venuti a trovare e mi ha visto proprio il posto dove mamma è caduta, era un'altezza di 2 metri, era uno scambiale che si trovava a casa di mamma. Ho avuto questo incidente, grazie a Dio veramente non si è rotto nessun osso. Ho avuto solamente delle forti ferite, ma grazie a Dio il Signore veramente mi ha guardato. Voglio ringraziare come Dio mi guarda, mi sostiene e mi dà la forza di curarla. Ancora voglio ringraziare il Signore come ieri mi ha dato questa gioia, questa opportunità di andare a cantare con la corale. Fino all'ultimo momento non sapevo se era possibile, sempre per la salute di mamma. E io diceva al Signore, Signore, tu sai il mio cuore, sai il desiderio di andare con la corale, con il pastore. È un periodo che sto un po' giù e veramente avevo tanto desiderio della parola del Signore. E lo voglio ringraziare con tutto il cuore, proprio insieme il Signore ha parlato al mio cuore, proprio dalla lettera di San Marco, fratello Bendella, proprio su queste parole il Signore ha dato tanto coraggio al mio cuore. Voglio condividere con voi. Marco 9, verso 21. Gesù domandò al Padre: da quanto tempo gli avviene questo? E gli disse: dalla sua infanzia. E spesse volte l'ho gettato anche nel fuoco nell'acqua per farlo perire, ma tu, se puoi fare qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci. E Gesù dice: se puoi. Ogni cosa è possibile per chi crede. Ogni cosa è possibile per chi crede. Subito il padre del bambino si chiamò. Io credo, vieni, aiuta la mia incredulità. Io lo voglio ringraziare perché veramente queste parole sono state un bastone all'anima mia. Peccate veramente tutti quanti che stiamo uniti nell'amore di Gesù. Signore salutare. Che dice: udite queste cose e si furono compiuti nel cuore, disse a Pietro e agli altri apostoli: fratelli, che dobbiamo fare? E Pietro a loro: ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo, perché per voi è la promessa, per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani e per quanti il Signore nostro Dio ne chiamerà. E con molte altre parole li scongiurava ed esortava dicendo: salvatevi da questa perversa generazione. Io voglio ringraziare il Signore perché questa settimana mi sono trovata a fare un passo di fede, un vero e proprio passo di fede. Per il mondo è come se mi fossi buttata giù da un burrone, ma mi sono sicura che il Signore sarà fedele, mi darà quello che io non penso e che sarà una testimonianza di nella mia casa, Signore. Stamattina vi parlerò di una donna di fede, una donna di Dio, che reclama le promesse del Signore. Secondo libro dei Re, capitolo 8, dal primo verso. Secondo Re 8:1. Dio ci benedica. Eliseo aveva detto alla donna di cui aveva risuscitato il figlio: alzati, va tu con la tua famiglia e soggiorna al mestero, dove potrai, perché il Signore ha chiamato la carestia
ed essa verrà nel paese per 7 anni. La donna si alzò e fece come le aveva detto l'uomo di Dio. Se ne andò con la sua famiglia e soggiornò per 7 anni nel paese dei Filistei. Finiti 7 anni, quella donna tornò dal paese dei Filistei e andò dal re a reclamare la sua casa e le sue terre. Allora il re discorreva con Gheazi, servo dell'uomo di Dio, e gli diceva: ti prego, raccontami tutte le cose grandi che Eliseo ha fatte. E mentre appunto Gheazi raccontava al re come Eliseo aveva risuscitato il morto, ecco che la donna di cui era stato risuscitato il figlio venne dal re a reclamare la sua casa e le sue terre. E Gheazi disse: o re mio signore, questa è quella donna e questo è suo figlio che Eliseo ha risuscitato. Il re interrogò la donna, che gli raccontò tutto, e il re le mise a disposizione un funzionario al quale disse: falle restituire tutto quello che è suo e tutte le rendite delle terre dal giorno in cui lasciò il paese fino ad ora. Chi ne ha fatto? Preghiamo. Signore Dio nostro e caro Padre, ti ringraziamo per come questa mattina ci hai guidati nella tua presenza. Aiutaci a non pensare a nient'altro, Signore. Questo è il momento più importante del nostro culto. Aiutaci, Signore, affinché il nostro cuore sia aperto a ricevere il tuo consiglio, la tua parola. E fa che questa parola che questa mattina riceviamo possa generare in noi fede, speranza, benedizione. Facci realizzare le tue promesse. Aiutaci a servirti ed onorarti tutti i giorni della nostra vita, fino alla fine. Amen. Stendi la tua mano sui tuoi servi, sugli ammalati. Fa che quanti si adoperano per l'opera tua possono ricevere ancora nuove forze, affinché ti servono con tutto il cuore. Sì, Signore, perché tu ci hai insegnato che quello che la nostra mano trova a fare lo dobbiamo fare con tutto il cuore, con tutte le nostre forze. E noi ti ringraziamo perché tu sei la nostra forza, tu sei il nostro sostegno, tu sei il nostro aiuto, e senza di te non possiamo fare niente. Signore, ti preghiamo per il Consiglio Generale delle Chiese, ti preghiamo per il nostro amato Presidente Loria, per quanti, Signore, si adoperano, per tutti i comitati di zona. Signore, l'opera è vasta, abbiamo bisogno di te. Alleluia, guidaci ancora, ed ora parla ai nostri cuori. Te lo chiediamo nel nome di Gesù, benedetti nel nome. Amen. Gloria a Dio. Se leggete anche il capitolo 4 dal verso 8, vi consiglio di leggere questo testo, avrete una panoramica completa di quello che è la vita di questa donna, una donna sunamita, che è una donna ricca, una donna benestante. E la Bibbia ci dice al capitolo 4, devo parlarvi di questa storia perché credo che sia importante. Questa donna è sposata, ma non ha figli, non ha bambini. E questa donna vedeva Eliseo passare per Sunem. Eliseo serviva il Signore, era un profeta, un missionario, andava dappertutto e Dio accompagnava, Dio lo guidava, lo usava grandemente. E questa donna, nel Nuovo Testamento ci dicono testi che Gesù e gli apostoli erano sostenuti da delle donne.
Un giorno un fratello mi disse: fratello, noi non dobbiamo nelle nostre assemblee far venire le donne, quando si tratta di, non era del consiglio di chiesa, mettiamo subito, non dobbiamo far venire le donne, perché noi siamo i capi di famiglia e noi decidiamo quello che si deve fare economicamente. E io disse: fratello, tu sei rimasta 4-5 mila anni fa e neanche così si faceva all'epoca. Oggi, grazie a Dio, oltre tanti fratelli che sostengono l'opera, ci sono tante sorelle che sostengono l'opera con il loro impegno, il loro lavoro, e perché no, anche con quello che a volte è nel nucleo familiare, perché sono casalinghe, riescono ad offrire per l'opera di Dio il loro sostegno, la loro devozione, il loro amore, la loro consacrazione. Gesù era sostenuto da delle donne, pensate un po', e questa donna era una donna ricca che mise a disposizione di questo profeta qualcosa di bello. Disse al marito: che bello avere una moglie così, una donna saggia. Io ce l'ho. Noi ringraziamo Dio per le nostre mogli che ci aiutano nel ministero, nel servizio, nei consigli. Io sento che questo è un uomo di Dio, ospitiamolo. Signore ci ha insegnato l'ospitalità, vero? E quante cose perdiamo quando non ospitiamo i fratelli. Quando invece li ospitiamo, riceviamo ricchezza. Ce lo dice la parola di Dio: alcuni albergando, dei servi di Dio hanno albergato degli angeli. Quanta edificazione riceviamo gli uni dagli altri. Questo è un uomo di Dio, ospitiamolo. Ma io lo vorrei ospitare ancora meglio. Costruiamogli una casa. La Bibbia ci dice che lo trattennero con premura. Noi vogliamo sentir parlare di Dio dal suo. Vogliamo essere edificati. Tratteniamolo. Eliseo passava per su e questa donna ricca lo trattenne con premura perché mangiasse da lei. Così tutte le volte che passava di là andava a mangiare da lei. Eliseo era uno che faceva preferenza. Possibile mai lì andava sempre a mangiare da questa donna? Ma possibile mai che Gesù andava sempre alla casa di Betania? Ma se questa donna lo invitava, Eliseo ci andava. E io credo che Eliseo in questa casa si trovava bene. Era una casa che lo accoglieva, era una casa che lo preparava, lo faceva ristorare, gli dava dell'acqua, gli dava del cibo, gli dava del pane. Signore, noi vogliamo che tu dimori nelle nostre case. Gesù, quando si voleva riposare, andava alla casa di Betania. Quando tutti lo cacciarono da Gerusalemme, Gesù dove andava? A Betania. Chissà Gesù se sta bene, se è a suo agio nelle nostre case. Chissà se lo invitiamo, se gli dimora. Io non sono contento che Eliseo passa per un istante, mangia e se ne va. Facciamogli una stanza, così può stare più tempo. Voglio che stia bene. Signore, aiutaci a far stare bene gli ospiti, aiutaci soprattutto a far stare bene i fratelli. Signore, aiutaci soprattutto a far stare bene Gesù. E il mio cuore com'è? Sono desideroso di mettere a disposizione di Gesù, della Chiesa, dei fratelli, degli ospiti, quello che il Signore mi ha dato. Perché non è solo mio, il cuore di questa donna era un cuore generoso. Alleluia. Marito mio, ti prego, io sento che questo è un uomo di Dio, un santo uomo di Dio, ti prego, costruiamogli di sopra una piccola camera in muratura. Insomma, oh, io non ho bisogno, gli fecero la casa pastorale. E grazie a Dio non troviamo che il marito gli dice: ma che se ne è messo in testa? Ci dobbiamo rimettere pure la stanza, no? E ci dobbiamo rimettere pure il letto, pure il tavolino, pure la sedia, pure il candeliere, pure il mangiare. Questo se si trova bene, viene spesso.
Amen. Mette a disposizione dell'opera di Dio quello che Dio ci ha abbondato. Amen. Ci ha dato. Non nei miei confronti, fratelli, assolutamente. Perché il Signore provvede, è un Dio generoso e sa chi muovere, quando muovere e cosa fare. Ma perché no? Tra di noi, nell'opera del Signore, in quello che Dio giorno per giorno ci fa fare per le strade, per le piazze, dove il Signore ci manda. Poter avere un cuore disposto e generoso per l'opera di Dio. Costruiamoli, ma non neanche una parola. Amen. Sono contento, una famiglia di vari sentimenti. Perché la donna questa volta dimostra molto più spiritualità, tra virgolette, del marito su tanti punti che avverranno dopo. Io non so perché stamattina il Signore ha messo questo nel mio cuore, ma so che è una famiglia che ha intenzione di ascoltare la parola. Perché se Eliseo sta qui, quello ci parla di Dio. Se Eliseo sta qui, ma quello ci fa vedere le opere di Dio. Se Gesù è nella nostra casa, noi vedremo la gloria di Dio. Signore, vogliamo che tu sia qui. Il letto, il candeliere, dimora bene, stai in riposo. Signore, stai tranquillo, accendi il candeliere, la tavola, la sedia. Sono tanti simboli che ci parlano della preghiera, della parola, della luce che mette Gesù Cristo nei nostri cuori, dell'oro dello Spirito Santo in quelle lampade. Signore, stai con noi, perché quando tu dimori nelle nostre case, allora noi riceviamo grandi benedizioni. Consacriamo una parte dell'appartamento per Eliseo. Signore, noi non ti vogliamo consacrare una parte, ma vogliamo dire a Gesù: Signore, tutta la nostra casa ti appartiene. Alleluia, gloria al Signore. E considerate che la vita di questa donna riceve uno scossone spirituale bellissimo da quando prendono questa decisione. E molti vorremmo solo avere: Signore dammi, Signore ti prego, Signore fammi realizzare la mia. Ma fratelli, siamo noi che dobbiamo fare la nostra parte. E come abbiamo detto prima, noi che siamo presenti stamattina qui, dobbiamo aprire il cuore e dire: Signore, ti prego, vieni a casa con me, Signore, ti prego, entra nel mio cuore, Signore, dimora nel mio cuore, ecco, ti offro la mia casa, la mia vita, Signore, quello che tu mi hai provveduto è tuo, usalo per la tua gloria, perché Dio non è debitore a nessuno. Alleluia. Ed Eliseo chiamò il suo servo e disse: ma quando vuoi. Eliseo fu stupito dalla generosità di questa donna. Eliseo andava, ogni volta che arrivava lì trovava una casa che lo accoglieva. Delle persone, mi viene in mente come Gesù, che trovava Marta e Maria, l'uno lo serviva, l'altra stava ai suoi piedi e lo ascoltava. E allora Eliseo poteva parlare delle cose di Dio e questa donna lo ascoltava, apriva il cuore, come Lidia, quando l'apostolo Paolo predicò, il suo cuore era aperto, si aprì all'Evangelo. Oh, ed Eliseo amava fermarsi lì, perché lì trovava una casa che lo amava, lo rispettava, lo onorava, ma sopra ogni cosa amava il Signore. Geazi, che posso fare per questa donna? Chiamala. Donna, che posso fare per te? Ascoltami. Questa donna disse: Eliseo, non mi serve niente. Non ho fatto questo per ricevere qualcosa. Non ho bisogno di nulla. Pensate un po'. Quando Eliseo ti chiese: tu hai avuto per noi tanta premura, che si può fare per te? Hai bisogno che si parli per te al re o al capo dell'esercito? Si vede che Eliseo era molto onorato anche dal re e dal capo dell'esercito. Aveva dato bella testimonianza. Dice: c'hai qualche problema? Hai bisogno di qualcosa? Vuoi che io parli? Non ho bisogno di nulla. È strano, vero? Di solito quando Dio ci chiede cosa hai bisogno stamattina, voglio dire, no? Sì, già lo teniamo in tasca. Prima di uscire di casa con un ginocchio giù e uno su, ci facciamo la lista della spesa al Signore. Al posto di passare del tempo a ringraziare e ad adorare, che non c'è bisogno, il Signore conosce quello che tu hai bisogno. Di cosa hai bisogno? Certo, Gesù
problema, la difficoltà. Ma chissà se hai mai capitato che il Signore ti ha detto: cosa posso fare per te? Niente, Signore. Io, quando ci sei tu nella casa, ho già tu. Ma che pastore, ma che prete sono queste? Voglio dire, io di domenica mattina uno viene in chiesa per ricevere, per chiedere, e tu ci dici che dobbiamo venire e dire: Signore, non ho bisogno di niente, non ho bisogno di niente. Solo se non c'hai a Gesù, tu hai bisogno di tutto. La tua grazia mi basta. La tua grazia. Non ho bisogno di, non ho bisogno che tu parli a me, non ho bisogno che tu parli a capo dell'esercito. Io vivo in mezzo al mio popolo, io sono contento in mezzo al mio popolo, in mezzo alla fratellanza, in mezzo alla mia famiglia, quando c'ho Gesù nella casa e la Chiesa. È vero che l'amico vero è uno solo, è vero, è vero, ma i fratelli ne sono tanti. E tra fratelli a volte succedono dei problemi, ma gloria a Dio perché l'amico ci unisce a me. Non ho bisogno, ascoltate bene, non aveva bisogno che si parlasse per lei con lui, ma nel progetto di Dio il Signore ha mosso delle cose straordinarie per farla arrivare in un momento preciso davanti al re, quando aveva bisogno che Gheazi ed Elisea parlassero per lei con il re, ma non l'ha chiesto lei. Ci sono cose che tu non chiedi perché gli dici: Gesù, a me tu mi basti, ma Gesù che conosce il tempo in cui tu devi realizzare quella promessa, quella benedizione, che hai bisogno che lui parli al re, che Gesù interceda presso Dio, il Signore sa nel momento giusto, nel posto giusto, al momento esatto, quando tu devi ricevere la sua raccomandazione, non quella degli uomini. Quando lui ti deve aprire le porte, non gli uomini. E allora Gheazi disse: Eliseo, questa donna non ti ha chiesto niente, ma io so cosa ti bisogna. Questa donna non può avere bambini. Facciamo questo. Ed Eliseo disse, chiamando questa donna: l'anno prossimo, in questo stesso periodo, tu abbraccerai un figlio. Qua già stanno nascendo un sacco di bambini. Ho saputo pure qualche altra bella notizia. Ora qualcuno per fede ci crede, e noi ci crediamo, e l'anno prossimo di questo periodo nascerà qualche altro dialogo del Signore. L'anno prossimo di questo periodo tu avrai un figlio. Elisea, non mi prendere in giro. Questo bambino nasce, cresce e muore. Ma comunque, Signore, tu prima ci dai i doni, se voi leggete la storia di questa famiglia, ma allora, Signore, tu prima mi dai un dono, io ti avevo detto, questa donna prende il bambino morto sulle sue gambe e sapete dove lo adagia? Sul letto che ha costruito a Eliseo. Perché non è vero che i figli di Dio non hanno difficoltà, non hanno prove, non hanno dolore. La Bibbia dice che piove sul giusto e sull'ingiusto. Amen. Noi affrontiamo difficoltà, problemi, a volte morti nelle nostre case, spirituali. Ma quando Gesù è entrato nella tua casa, nella tua vita, sei che abbiamo donato un letto. Cioè l'abbiamo invitato a dimorare e a riposarsi nella nostra casa, perché gliel'abbiamo consacrata. Quando verrà il problema, noi sappiamo a chi rivolgerci, noi sappiamo da chi andare. Questa donna prese il bambino, salì sulla stanza che aveva costruita ad Eliseo, lo mise sul letto di Eliseo e iniziò a correre. Da chi andò? Da Eliseo. E quando Eliseo disse al servo: vai, la donna disse: no, devi venire tu, Eliseo. Signore, noi ti ringraziamo per il riservo, ma noi vogliamo a Gesù. Vogliamo a Gesù, perché quando arrivò Eliseo e trovò il bambino sul suo letto, sul letto che gli aveva consacrato la donna, sapete Eliseo cosa fece? Si stese sul bambino, riscaldò il corpo, ma niente.
Hai visto? Si è coricato, ha pregato, sono sempre i giudici. Non è successo niente, non succederà niente. Hai perso un sacco di tempo di andare da Gesù, hai corso, gli hai messo sul letto, e ci hai messo pure una cosa sola. Hai visto? Gli ha costruito la casa, ti ha dato il figlio, poi è pure morto, è venuto, non te lo riesci neanche a risuscitare. Ma stiamo così. Aspettiamo i tempi di Dio. Forse la perseveranza nella preghiera. Eliseo si stende un'altra volta. Sapete che succede? Il bambino sta nudi 7 volte e tornò in vita. Bello, eh? Non succede niente, non è successo. È morto il bambino. Non c'è stato a fare niente. Ha pregato pure Gesù, ha pregato pure Eliseo, ha pregato pure un pastore, e niente, è morto! Hai visto? Ti ha trattato male il Signore, perché prima ti ha dato il regalo, prima ti ha dato il dono, poi te l'ha tolto. Oh, che voce diabolica, a volte nella mente, nel cuore, si insinua da parte delle nemiche. Hai visto? Se hai fatto tutto a corso, tutti noi. Hai sentito il Signore nella tua vita, gli hai offerto, gli hai dato, hai costruito una stanza in candelera, hai visto? Eppure tuo marito non capisce niente, sei sola! Non siamo soli! Alleluia! Consacra il cuore, non sei solo! Perché Gesù opererà ai suoi tempi. Una storia che si conclude bene, un bambino in vita. Ma poi sapete cosa succede? Che chi si dà al Signore, chi offre la gloria di Dio, chi è generoso con i fratelli, con il Signore, con quello che Dio ha provveduto nella sua vita, fratelli, perché la generosità non è solo pensare solo i soldi, non ha bisogno di quelli, è l'anima, è il cuore, è la disposizione mentale, fisica. A volte ci sono dei fratelli che non possono offrire nulla, ma offrono un servizio, offrono il loro cuore, offrono la loro intelligenza, offrono il loro sentimento, offrono le loro forze, offrono tutto se stessi, la loro casa. Che è questa la nostra casa. E la Bibbia ci dice che avvenne una carestia. E ora ditemi a me, è mai possibile che nella carestia una donna così va dimenticata? La prima cosa che fa Eliseo, abbiamo letto in questo testo così bello, sapete qual è? Eliseo disse alla donna che aveva risuscitato il figlio, alzati, stanno per venire 7 anni di carestia. Cioè questa donna è stata generosa. Questa donna ha offerto il meglio, è ricca non nei soldi, è ricca nel cuore, è ricca nei sentimenti. Noi siamo, possiamo essere pure poveri, come una chiesa, credo Smirne, non voglio sbagliare, che dice tu sembra che sei povera perché sei combattuto, ma tuttavia tu sei ricco. Perché quello che fa la differenza tra la ricchezza e la povertà è la presenza di Cristo nel cuore. Amen. Possiamo non avere niente, ma c'hai Gesù, c'hai il più grande tesoro. Non diciamo mai di essere poveri! Se hai Gesù, tu sei ricca, sorella! Famiglia cara, non dire sono povero perché non ho un lavoro, ho degli abiti, non so come fare! Se hai Gesù, tu sei ricco! E Dio provvederà nella carestia. Siamo attorno altro che crisi, eh? Mo' faccio una domanda. Come te? Chi a mezzogiorno non è da mangiare, lo vediamo noi. La Chiesa proprio. Chi non è da mangiare, mezzogiorno, che non sa quello che mangia, lo vediamo noi. Ci sta qualcuno che non può mangiare, dopo venite da me e dite, ma frate, a mezzogiorno può mangiare, viene a mangiare a casa. Eppure tutti parlano di crisi, eppure c'è un consumismo esagerato. Crisi, crisi, no, lo potevano dire i nostri nonni, no, noi. Quelli che ci hanno preceduto potevano dire no, niente, eppure guardate qua che ci hanno lasciato. Che ricchezza! Nella loro povertà erano ricchi spiritualmente, nei sentimenti, nella mente, nel cuore,
consacrazione erano lì, nella santità erano lì. Erano lì. Signore, aiutaci ad essere sempre più lì. Spiritualmente. Ma Dio preserva il suo in della Chiesa. Spostati un po' più in qua, disse Elisa a questa donna, perché qui verrà una crisi, ma tu è come se ne esci fuori. E questa donna stette 7 anni fuori dalla crisi. Dio si prese cura di lei e poi a un certo momento dovette tornare quando la crisi finì. Poi lo chi? Mo sono sorti i problemi, hai perso tutto. Hai visto? Lo sai di chi è la colpa? Di Eliseo, che ti ha detto, vai fuori! Lo sai di chi è la colpa che è morto tuo figlio? Di Eliseo, perché prima te l'ha dato e poi te l'ha tolto il Signore. Lo sai di chi è la colpa che tu non hai più la casa, non hai più le terre? Di Eliseo, perché ti ha detto, vai fuori! Ma non è che stavo nella crisi, stavo nella crisi, però mi conservavo la casa, conservavo le terre. Ma il nostro Signore perde mai il controllo, fratello. E allora sapete cosa accadde? Che questa donna si presentò al re, questa volta aveva bisogno del re. Ora non sappiamo in questa crisi se qualcuno si era preso le sue terre, la sua eredità, se l'avevano presa gli altri, non aveva presa il re. Cioè comunque la donna tornò che non aveva più nulla, era ricca, non aveva più nulla. Ma come, Signore, io ti ubbidisco, tu mi hai detto vai, io sono andato. Io mi sono messa a disposizione con tutti questi guai, tutti questi problemi. Quanti problemi la famiglia, è un fratello morto, un figlio morto, ma come è possibile che le cose non vanno bene? Ma per caso, e io non credo a caso, era una parola ironica, questa donna arriva sopra dal re. E io immagino questa donna che sta arrivando dal re, guardare il Signore dall'alto come muove le cose. Il re stava col servo di Eliseo. Il re aveva un cuore ben disposto. Vedete Dio come prepara le cose. A volte pensiamo di muovere tutto noi, dobbiamo aggiustare tutto noi, dobbiamo vedere tutto noi, tutto deve essere sotto il nostro controllo, o vediamo che le cose non si muovono. Ma come dobbiamo farci? Disperiamo. Questa donna per fede va dal re, si presenta, ha obbedito la prima volta, è stata generosa, ha offerto, ha distribuito nella sua casa, ma poi c'è un grande problema, non ha niente, non ha più niente. Ma alla fede un grande cuore. E il re con il cuore aperto parla con Gheazi e gli dice: Gheazi, vieni qua, senti, ho voglia, ho bisogno, non so che gli dice, ma dice, ma vuoi raccontare i miracoli, tutto quello che Eliseo fa? Cioè la donna sta salendo, sta andando lì, non sa niente, e il re sta chiedendo a Gheazi, mi fai raccontare, mi racconti i miracoli. E Eliseo e Gheazi avrebbe potuto dire la guarigione di Haman, gli avrebbe potuto dire il miracolo nella pentola, gli avrebbe potuto dire come Eliseo ha sanato le acque del Giordano, gli avrebbe potuto dire tante cose, le acque di cielo, gli avrebbe potuto dire tante cose. E invece Eliseo, Gheazi, dove si va? Dove si sofferma? Dice: re, ti voglio raccontare una storia meravigliosa. Un giorno una donna, dice Gheazi vicino al re, ha messo a disposizione queste cose, ma lo sai, poi Eliseo ha pregato e Dio gli ha dato un figlio, ma poi questo figlio è morto, ma Eliseo è andato, ha pregato e Dio gli ha risuscitato. Io vedo il cuore di questo re che si sta aprendo. Arriva la donna nel momento in cui Gheazi sta raccontando la storia di questa donna, nel minuto preciso, nell'ora precisa, nel giorno preciso, nel mese preciso, nell'anno preciso. Ma non abbiamo un grande Dio, la donna sale, si trova di anzi dal re, non lo sapevo. Poi che anzi, ma dove ci vuoi? Aspetta, re, fermo, hai visto tutto quello che ti ho raccontato? Ecco qua la donna ed ecco qua il figlio. Tutti vedendo Lazzaro risuscitato, senza neanche parole, vedevano che era stato risuscitato, credevano in Gesù. Eccolo qua. Ma guarda un po' che caso. Ma guarda caso. Ma guarda un po'. Ma chi può architettare
nel modo così, al millesimo di secondo, quanto è grande il mio Signore, quanto è grande il nostro Dio, chi può muovere le cose? Quanti sbagli facciamo quando ragioniamo con la nostra testa, quanti errori facciamo. Questa donna andò a reclamare le terre, andò a reclamare la sua casa, e il re dopo udite questa storia, è bellissimo perché la Bibbia ci dice che anzi stava raccontando la storia, ma al punto che poi fu la donna direttamente. Ti prego, allora il re disse a Gehazi, servo dell'uomo di Dio, ti prego raccontami, mentre raccontava come Eliseo aveva risuscitato il bambino, ecco la donna di cui era stato risuscitato il figlio, si presentò lì. O re mio Signore, questa è la donna, questo è suo figlio che Dio ha risuscitato. Il re la interrogò e la donna gli raccontò tutto. Dio ha fatto cose grandi per noi e noi siamo nella gioia. E questa donna raccontò al re la sua vita, la sua bella esperienza, gli raccontò la sua testimonianza. Tu pensi che domani mattina o oggi pomeriggio o in questa settimana il Signore guiderà i tuoi passi perché colui che si troverà davanti a te ha bisogno della tua testimonianza in quell'istante, in quel secondo, in quel mese. Dio muove le cose. A volte ci troviamo in un ospedale, non vorremmo starci a trovare il nostro fratello, il nostro figlio, un nostro parente. Dio sta guidando tutto perché quella persona ha bisogno proprio della tua testimonianza. Ha bisogno che tu gli parli di Cristo, io ti parlo di Gesù. In quel momento, quel cuore ha bisogno di quella parola. Migliaia di figli di Dio ci fa trovare in quel momento di te, perché ha bisogno di quel tipo di testimonianza, di quella parola. Quanto è grande Signore. Questa donna raccontò, il re era interessato alle cose di Dio. Dio guida ogni cosa. E alla fine, con concluso, questa donna ricevette tutta l'eredità. Un giorno Caleb andò vicino a Giosuè e disse: sono passati 45 anni da quando Mosè fece la promessa. Quando siamo entrati nella terra promessa, tutti hanno scoraggiato il popolo, ma ti ricordi Giosuè, io e te siamo stati fedeli perché abbiamo seguito pienamente il Signore. Ora sono passati 45 anni, sono morti tutti quanti, io sono qui, avevo 85 anni, ancora mi sento forte, ancora sono qui alla presenza di Dio a dire dammi quello che Dio mi ha promesso. E reclamò la sua eredità, il suo diritto, e Giosuè non poteva fare altro che dire: va bene, alleluia, vai, io combatterò, prenderò quello che Dio mi ha promesso. Questa mattina sai che alla presenza del Signore, reclama la promessa del Signore, presentati davanti a Re. Signore, muove le cose affinché nel momento giusto tu possa ritornare ad avere tutto secondo la sua volontà. Chi ama, vediamo. Hai un figlio morto a casa. Non perdere tempo, vai e vieni. La donna sapeva da chi andare. Hai un problema grave che nessuno può risolvere. Vai Gesù. Hai una famiglia nel dolore, distrutta, divisa. Questa mattina vai Gesù. Egli è il Dio onnipotente. Thank you.
l'amore di Dio il Padre, la comunione dello Spirito Santo siano con tutti noi, con le nostre famiglie, con tutto il popolo di Dio, ora e sempre. Amen.